Ciao e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi andiamo a conoscere nel dettaglio questa bellissima eArt T380. Ho già realizzato il video unboxing che ho pubblicato qualche giorno fa, quindi se volete guardarlo vi lascio il link in descrizione. In questo video andiamo ad ascoltare questo strumento che secondo me merita tanta attenzione. La eArt con cui ho iniziato a collaborare è un'azienda che produce e vende chitarre e bassi in tutto il mondo. Ha un bellissimo catalogo molto ampio, si va da strumenti di prima fascia fino a strumenti anche molto più costosi. Ma da quello che ho potuto vedere, sono comunque tutti strumenti ben curati. Guardando in rete ho notato che vengono spesso considerati come strumenti economici quelli della eArt, ma in realtà questa azienda ha un catalogo molto ampio, quindi ha sia strumenti di prima fascia, che in ogni caso sono fatti abbastanza bene e paragonabili ad altri strumenti di quella fascia, hanno comunque qualcosa da dire in più. E poi ci sono anche strumenti di qualità maggiore, più performanti dal prezzo più alto. In descrizione vi lascio il link al loro sito, quindi trovate tutte le informazioni. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare le notifiche per guardare tutti i nuovi video. Se vi va di supportare il mio canale potete farlo attraverso la pagina Patreon o qui attraverso l'abbonamento di YouTube. La distribuzione delle eArt in tutto il mondo è divisa in zone. C'è quella europea, c'è quella americana, quella cinese. Per quanto riguarda la parte europea, non ci sono molti modelli disponibili. In ogni caso le troviamo anche su Amazon, ma sempre in numero abbastanza limitato. Quindi se siete interessati a queste chitarre, non fatevele sfuggire. Questo è uno strumento di fascia media, costa circa 440 euro su Amazon. E devo dire che si sente che è uno strumento fatto bene, più curato, e le sue caratteristiche comunque giustificano questo costo. Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche di questa T380. Partiamo dal manico. Devo dire che ha veramente una sensazione piacevole, infatti è satinato, è roasted, quindi acero tostato. I tasti sono dei tasti medio jumbo in acciaio, quindi una caratteristica importante per uno strumento di questa fascia. Sono posati molto bene e ai bordi hanno gli estremi arrotondati. Meccaniche con questo profilo originale della eArt che fanno il loro lavoro. Due humbucker splittabili, sempre della eArt, selettore a tre posizioni, format Telecaster in versione moderna. Il profilo del manico è composto, quindi si va da 9,5 fino a 14. La sensazione è un bel manico, si sente ma non è troppo grosso. Thrust rod a doppia azione che possiamo andare a modificare da questa parte senza problemi. Scalatura delle corde di fabbrica 010-046. Il setup della chitarra al suo arrivo è abbastanza buono. È chiaro che poi ognuno di noi fa un setup in base alle proprie esigenze, ma anche lasciandola così la chitarra è suonabilissima. Misuriamo l'action della chitarra. Sulla sesta corda abbiamo circa 1,75 mm, sulla prima quasi 1,50 mm. Devo dire un action di partenza abbastanza buona. Bene, è arrivato il momento di ascoltarla. Vi faccio sentire tutti e sei i suoni perché ha il selettore a tre posizioni, ma anche lo split, quindi con i single coil, e quindi in tutto sei suoni. Thank you.
Eccoci qui per le considerazioni finali. Volete sapere cosa ne penso? La sensazione è quella di avere uno strumento di fascia media, tipo una Ibanez, tipo una Charvel, tipo una Schecter di prima fascia. Le caratteristiche ci sono, quindi il prezzo giustifica un po' tutto quello che è lo strumento. I suoni li avete sentiti? Magari fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto al video. La trovo una bella chitarra. In realtà non ci sono veri e propri punti critici nello strumento. Potrebbe essere anche un bel punto di partenza per un upgrade. Ad esempio, ottimizzare la parte dei pick-up e dell'elettronica. In quel caso sicuramente uscirebbe tutto il suo potenziale. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere appunto cosa ne pensate e noi ci vediamo presto con altri video. Ciao!